Salve a tutti ragazzi! Oggi siamo su Nati Zombie Overlook Hotel. Vediamo allora, game mode, qua ci stanno varie. Ma guardate questo zombie come è stato disegnato. Time gameplay, no. Obiettivi disabilitati, non si possono abilitare. Vabbè, cominciamo il gioco. Allora, avete visto la nuova intro del canale? Ditemi che cosa ne Non pensate. c'è corrente! Non c'è corrente, vabbè, questo non c'entra niente. Abbassiamo il volume. Allora, questa mappa ho visto che mentre installava diceva che c'erano molte immagini, molte foto. Chissà, ecco, vedete, forse questo di Zombie Map. Ah, sì, c'era un problema qui. Fatemi aggiustare. Che se non sbaglio voleva che la mappa speculare doveva essere messa su un no, se non sbaglio, vediamo. Sì. Come vedete adesso non si vede più il rossore addosso alle cose. Allora, cominciamo con l'esaminare la prima stanza iniziale, che sembra fattibile per eventuali corse attorno, diciamo così. Qui si sa. Madonna. Che effetto strano che fa salire questa scala. Sembra tipo un televisore quando proprio si vede male. 750, qui c'è un corridoio. Fuori, diciamo, è poco dettagliata la mappa, però comunque i pezzi che sono stati usati, vedete, sono roba nuova. Là ci stanno due immagini. 10 zombie rimanenti. Questa mappa ha il viable ending, che significa che probabilmente bisogna fare una serie di obiettivi per arrivare alla fine. Lo scopriremo andando più avanti. Questo qua rompe le palle. Vediamo di fare tutte le. Io non ho mai fatto tutte le anime in una delle mappe mondo. Non so che cosa succede quando li fai tutte. Addirittura questi sono in grado di. Sono in grado di attraversare. La pistola è forte, però, eh. Ok, completata. Qua c'è il camino. Qui invece c'è il G3. Vediamo sopra quant'è che costa, che non mi ricordo più. 750. Il Bison, 2000 punti. Un balcone da dove spawnano gli zombie. Attenzione. Qui si apre. 1000, prendi abiti, 750 di più. Con tre colpi andiamo ancora sul sicuro. Anche in testa meglio, meglio in testa. Prendiamocelo sto Bison. E guardandolo così potrebbe sembrare un fucile a pompa, ma non lo è. Oh, quando ne stanno? Vediamo il viso un attimo. Ah, è tipo un PPSH, però forse ha meno munizioni. Non lo so. Ricarica in maniera diversa, vabbè. Aspettate un attimo. Opera. E vabbè. Bene, allora andiamo di qui. Apriamo qua, no? Oh, abbiamo aperto bene perché qua sta la cassa. 950. La stanza è vuota, ragazzi. Cioè, è troppo grande questa stanza. Cioè, io qua mi posso mettere a giocare a pallone, posso fare la porta dall'altro lato e mi metto a giocare a pallone con un altro. No, veramente. Troppo grande. Cioè, qua si sono dimenticati di mettere il bagno, forse. Eh sì, il bagno, dove. Senza bagno, per due, adesso. Vediamo cosa trovo. L'auk! Auk! Come gli indiani, ragazzi. Io penso che il bison sia più scarso, forse è meglio usare prima il leve. Non te ne sei accorto, eh?
non è fatto per restare dalla distanza, sto coso. Però spawnano qui, non è lacci. Cioè spawnano nell'angolo dove doveva stare il bambino, diciamo così. E guarda loro come sono montati testa, come vengono. Comunque non è male il video, eh. Le armi di Modern Warfare del passato sono overpower in questo gioco. Questo è l'ultimo. Sapete una cosa? Non ho visto la bibita, il quick revive di solito sta sempre nella stanza iniziale. Perché non c'è? Non lo so. Qui ancora potrebbe stare là dietro. Ah, eccolo. Eccolo. Le cose infatti non quadravano. Questo cos'è? Ah, qua sta l'XM8. Qua stanno altre. Ma che Minecraft! Minecraft! No, pure qui Minecraft! Ci perseguita ovunque! E quelle cosa sono quelle che funzionano? Ma è munizione al massimo! No! No, che cazzo fai? Prendi le munizioni! Oh! Aiuta! 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 Muori bastardo! Prendetevi sta granata, voi cornuti! Oh! Cioè, la granata è risalita! Che fa? Non ho capito! Comunque ho visto che c'era una porta qui... lateralmente. Oh, beh, c'è una porta qui, vediamo dove porta questa porta. Ah, c'è un corridoio enorme dietro qui, vediamo, apri. Il problema sarà sempre trovare il Juggernaut, no? Ecco un'altra foto messa qui, un'altra replica qui, qui una libreria messa qui a cavolo, e qui c'è una porta misteriosa. Qua cambia il pavimento. Da legno diventa colorato. Brain freeze. Ma che cazzo? Yahweh. You always win. Perché? Ma che cazzo? No, un altro Minecraft. Un altro. Un altro. Ma che? Un'altra. Ah, ecco, un'altra cosa delle anime. Qui. Stanze vuote, vacanti. Cioè qua stanno praticamente qua. Questa stanza poi così, apri qui, esci di qui. Ma che cazzo? Ah, uno lì, e là, gli altri dove stanno? Boh. Dobbiamo aprire, qui stanno 750, sono tutte porte che secondo me sono inutili. A meno che qua non ci stanno tutte le bibite, ma non penso. Questo sarà la ride. Vabbè ragazzi, ammazziamo l'ultimo, io non so però dove stare, proviamo a stare su. Manellacci. Andiamo su. La mappa dovrebbe essere grande come dimensione. Abbiamo capito che di qua vengono, e di qua? Di qua si è aperto? Avevo aperto io, non mi ricordo. Mille. Guardate che non spawnano da dietro. Via via di qua, via 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 via. Puttana! 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 Mi ha fatto cadere con la maledetta porta di lato, là non mi ha fatto passare. Ma da la strage devo combinare, devo riprendermi pure il. Ah, da, che strage! Vai a fare in co. Mi prendo di nuovo il quick. Che in questo caso fa auto revive, diciamo così. Quick revive. Ding, 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 ding.
Beh, ora posso far adottare due strategie. O mi sto là e faccio punti, quello che farò, almeno mi devo fare, vediamo, 12.000 punti più o meno, dai. Vediamo se ce la faccio, ce la dovrei fare. Non ho ancora usato l'altra arma, che è l'Aug. La Hook, che ha munizioni piene. Queste saltano in aria come niente, le teste. 6.000 punti. Cioè, quello è morto con un colpo, munizioni, ottimo. Ehi, non rompere le palle. Ora le prendiamo tutte le palle. Le munizioni di Max. Instant kill. Ok, qui sta la porta da 1000. Aspettiamo ancora un po', facciamoci round. Qui stanno due porte da 750 e 1000. Con loro. Vabbè. Morriete, morriete tutti. Siamo a quasi 12.000. Quasi, eh. 12.000. Ne sono rimasti solo 5. Facciamo lo zoppo. Fatto. Ok. Ora abbiamo tutti questi punti. Forse è meglio non aprirli, proprio se ci possiamo fare altri punti dopo. Ah, stanno pure le munizioni. No! Non ce l'ho fatta a prenderle, va a fanbagna. Allora, proviamo ad aprire di qui. La corrente deve essere attivata. Ma qua c'è un ascio. Ah, ma... che? La cantina. La cantina al piano di sopra. Ma che... boh. Vediamo un po' che cosa ci aspetta invece in quella stanza delle porte, perché poco sensato che stiano così tante porte, a meno che non sono tutte vuote e sono tutte trollate, ma vediamo, ora la verifico. Per esempio questa è vuota, secondo me tra tutte queste deve stare una porta, che cavolo, questa è l'ascensore, per aprire la porta 2000, non è l'ascensore, è il pack, inattivo però. Questa porta qui, c'è un'arma, l'MP5. Vediamo qui, è vuota. Ma hai fregato, bastardo. E mo? Troppe porte. Vediamo qui, vuoto. Vediamo qui, vuoto. Vaffanculo! Qui, la pistola di merda. Che me ne faccio io di quelle? Queste cose, tutte vuote, vedi? Ma mannaggia a me che sono andato ad aprire qui. Cioè, mo' è rimasta una porta. Qua, però io non la apro, vaffanculo. Qua due porte, qua tre. Vabbè, sono assai. Vediamo se... vediamo che altro sta. Dalla parte di là, invece, da là dietro, dove sta? Verifichiamo. Ha aperto. Sì. Ah, probabile spawn della cassa qui. Vabbè, io a questo punto mi faccio altri punti qui in modo tale che poi possa aprire lì e lì dietro. Ok. Bom. Oppela. No, no, tu non mi fregherai. Nella. No. Sì, fatto bene. Peccato che le munizioni al massimo non le abbiamo prese. Tira fuori la testolina.
Sì, papà ti è decapitato. Quanto è bravo, papà. Cacciatore di teste, lui. Cioè, guarda, pure nel buio, nel buio, prendo in testa. Meno male che ho trovato un punto per stare da su, perché questa mappa non mi sembrava una mappa da fare da su, eh. Ormai le cose delle anime le abbiamo mandate a fare in culo, non le stiamo a fare. C'è una bomba là, questo è l'ultimo zombie. Vabbè, uccidiamo, tanto chi cazzo ne frega. Prendiamo pure la bomba, poi ci facciamo i conti. Ecco lui, ah, zero! Però c'ho solo quelle munizioni che si vedono. Vabbè, più loud. 33 zombie. Senza la testa cammina. Basta. Chi è? Chi è? Un zoppo veloce? Uno zoppo veloce? Questi sono gli ultimi. Apriamo di qui. Double tap! Hai scelto il marine sbagliato! Mi devo levare il teschio. No, 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 no. Tu mi non mi... Rompera il coglione. No, no, ma vaffanculo, me l'ero bloccato. Ma che cazzo? Uffa, mo devo andare a riprenderlo a puttana del... Ah, siamo tornati qui. Meglio, lo fai... No, non posso scendere, vaffanbagno. No. Maledetta! Ma mi devo andare a prendere tutto il quick di merda! L'ultima volta lo posso andare a prendere. Uffa! Il bison qua è finito. Devo fare pure la cassa. Vediamo se ne va. Non se n'è andato. Vabbè. Facciamo la cassa. E spero in un'arma buona. Dai. Ma vai a fare in culo. Cos'è? Il Remington! Il Remington mi dà! Madonna mia, che palle. Auger Remington. Combinazione... fatale. Questa è una... il Barrett. Aspetta che mo ti devo fregare, aspetta che tu passi da qua. No, ma che cos'è sto... Ma ha fatto spaventare, sembra... di essere andati nel... Madonna. Il Juggernaut! Ma la corrente, dove cacchio sta la corrente? No, 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 che è sta cosa? No, 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 no. Mo ci muoio io nel cesso, ci muoio. E va vaffanculo, vai, andatene, andatene, bastardi pezzi di merda. Vaffanbagno, pezzo di merda, ma dove cavolo l'hai nascosta la corrente? Perché? Dove sta la corrente? Madonna.
Due coglioni, morto nel cesso, morto proprio. Ah, va, 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 attenta. Allora, Ostland. I voti per questa mappa sono grafiche. Mettiamogli 8,5. Poi difficoltà. Gli metto 7, perché comunque penso che con gli altri sia fattibile. Ho visto che poi gli zombie cadono facilmente, non è come sulle altre mappe. E gameplay 8. Quando metto 8 significa che non è né troppo buono, cioè non ci sono né troppe cose nuove, ma comunque non è statico, nel senso che ha delle armi di World War o cose del genere. Bene ragazzi, finisce qua questo video e ci rivedremo per un prossimo video, forse di Nazombie, non zisà.